Signor giudice, vorrei tanto che un uomo solo, mi capisse. E desidererei che quell'uomo fosse lei. È una lettera aperta, quindi può sembrare un monologo. Teatralmente potrebbe essere un monologo. Si trattava di trovare la voce giusta, che non è una voce artefatta, che non è una voce nostalgica, che non è una voce sentimentale, che non è tante cose. Faccio prima dire cosa non è, che cosa è, perché, diciamo, scartando tutte le cose, poi magari vai a trovare quello che insomma, funziona di più. Non è un lavoro particolarmente difficile, è un lavoro, secondo me, di lasciarsi un po' andare, perché questo testo è come scendere giù. Devi andare in cantina di ciò che non vuoi sentirti dire, in cantina di ciò che magari non ti fa tanto piacere sapere. Che l'amore sia anche qualcosa di terribile, nero e angoscioso, e che qualcuno desideri la morte di qualcun altro per amore, e questo è quello che ci dice Simenon. Fra l'altro Simenon è presente in ogni riga di questo romanzo. Analizza veramente con minuzia di particolari e minuzia di competenza quasi analitica proprio ciò che succede nella mente di una donna e ciò che succede nella mente di un uomo nell'atto del possedere uno o possedere l'altro. Tutto il reparto della gelosia, ad esempio, tutto ciò che è l'amore sconfinato per qualcosa che ti porterà, diciamo, alla distruzione interiore. Quest'uomo ama qualcuna che sicuramente lo distruggerà, si distruggeranno a vicenda. Umile compito del lettore è quello di non far andare via le immagini forti, ma farle affiorare, come dire, dalla pagina, dalla scrittura, per fartele rimanere in testa a te che le senti.